Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale. Oggi andremo a installare e inserire i coltelli del rotocut di questa Variant 380. Prima cosa, si accende il computer e si apre il portellone. Possiamo spegnerlo e andiamo a bloccare la sicurezza del portellone che non ci venga giù per la testa. Qui ci sono i sei coltelli a cui ho appena fatto il filo e andremo a inserirli lì dentro. Accendiamo il compressore per dare una pulita. Adesso che è pulito possiamo vedere bene l'alloggiamento dei coltelli. Allora, qui ce ne sono quattro montati perché dovevo far paglia, era abbastanza corta e non serviva a tagliarla molto. Adesso dovrò andare a fare del fasciato di medica, un quarto taglio del quarto anno e la pianta era molto alta, quindi ne inserirò 6. Per prima cosa dobbiamo smollare la leva dell'albero a gomiti che ferma i coltelli, così adesso loro sono liberi e li possiamo estrarre. Si ha la fortuna come in questo caso che si è fatto paglia e non si è creata molta incrostazione, vengono via facilmente. Togliere quelli dopo il fasciato e sono bestemmie amare. Vedete, c'è qualche stecco rimasto che va a fare quel leggero spessore che rompo le scatole. I coltelli su questa pressa qui hanno il loro alloggiamento in cui riporli. E è comodo perché se uno vuole ogni tot di balle cambiare i coltelli ce li ha dietro. Ovvio bestemmerà un po' a pulire, però è una comodità, sì, è ottimo. Adesso prendiamo i nostri 6 coltelli a cui abbiamo appena fatto il filo e li andremo ad inserire con degli intervalli già calcolati, diciamo.
Allora, noi il giro ranghinatore abbiamo la bandina centrale, quindi si può dire che ci vengono create due andanne, tra virgolette. Quindi lascerò, siccome ci sono 14 posti coltelli, lascerò un vuoto in mezzo e monterò 3 coltelli per parte. Vedete, loro adesso si muovono, però poi girando l'albero da gomiti andranno a bloccarsi. Come potete vedere, qui i coltelli sono ogni uno sì, uno no, e qui ho lasciato un buco di due perché appunto la coda è leggermente divisa nel centro, quindi dovendo metterli su pari si andava a fare quel lavoro là. Adesso blocchiamo l'albero a gomiti, così i coltelli, vedete, prende e va a bloccare i coltelli, lui si blocca che è la sua posizione, ed ora apriamo il rubinetto di sicurezza, diamo il consenso alla centralina tramite il computer, vedete si è abbassato il pick up e si sono leggermente alzati i coltelli. Adesso daremo pressione del tutto e poi bloccheremo il rubinetto di sicurezza. Blocchiamo appunto il rubinetto di sicurezza e come potete vedere i coltelli sono entrati tutti. Ovvio, il problema nostro delle nostre zone qui sono i sassi. Se arriva una mole di fieno esagerata rispetto al normale, oppure arriva un corpo estraneo, qui ci sono le molle e i coltelli si possono retrarre e poi tornano dentro tranquillamente. Sblocchiamo la sicura del portellone. Adesso chiudiamo il portellone. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Ho deciso di fare un video semplice in quanto sarebbe molto da dire su questa pressa, il video verrebbe troppo per le lunghe. Se vi può interessare una panoramica generale di questa macchina, fatemelo sapere qui sotto oppure tramite messaggio privato e mi organizzerò per fare un video sulla macchina completa.